Buonasera, buonasera, bentrovati. Ennesima trasmissione, ennesima puntata di Abruzzo Up, una trasmissione che ha la presunzione di essere dialettica e, come si dice, colloquiante, interlocutoria. Sono problemi che in genere soffrono anche di difficoltà di approccio, un po' di ascondimento, un po' di paludamento dovuto alla specializzazione dell'economia, ma che invece dovrebbe essere alla portata di tutti perché è argomento che unitamente alle scelte di politica economica possono far risorgere questa regione dallo stato di crisi in cui è piombata, anche per problemi di natura globale, ma anche per problemi di natura endogena. Prima di iniziare a presentarvi i nostri graditissimi ospiti, vorrei fare una comunicazione di servizio. Stasera, durante la trasmissione, la rubrica In Europa avrebbe dovuto parlare del piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio e raccontarci quelli che sono i temi più dibattuti nel processo di realizzazione del mercato unico nel settore retail. Ringraziando sempre la grande e doviziosa opera di divulgazione e di ausilio alle imprese che fa in questa trasmissione Giulia Pelliccia. Voglio anche dire che sta offrendo spunti ai piccoli commercianti attraverso anche questa revisione e questa esemplificazione e esternazione del piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio e attraverso l'associazione di categoria, appunto questa informazione, per partecipare al dibattito e all'iter legislativo in corso. Però per un disguido, diciamo pure un contrattempo, non è stato possibile registrare. La rubrica però verrà comunque resa disponibile sul nostro canale YouTube. Vado a presentarvi gli ospiti, avrete capito che oggi si parlerà di commercio, di crisi del commercio, di opportunità nel commercio, di quale può essere l'interlocuzione più valida con le istituzioni per quanto riguarda questo importante settore della vita economica del paese. Parleremo di cosiddetto centri naturali di commercio che nelle città d'arte tipiche abruzzesi, devono riavere il loro spazio, il loro luogo di esistere. Avremo anche uno storico presidente che adesso andrò a presentare dell'associazione, una delle più presenti associazioni consumatori che ci sono in Italia, ma in Abruzzo in particolare, che dirà la sua dalla parte dei consumatori, anche come si dice in ausilio a una categoria che oltre a essere tra virgolette imparentata con l'economia della regione, è anche essa stessa consumatrice. Vi presento i graditissimi ospiti, a cominciare dalla mia amica conterranea, siamo quasi cresciuti insieme a un tiro di schioppo, anche meno di un tiro di schioppo. Marisa Tiberio, presidente di Buonasera. Confcommercio della provincia di Chieti. Accanto a lei Gianluca Grimi, che è direttore generale di Confesercenti Teramo. Buonasera. Vicino a me lo storico, straordinario personaggio, che un po' ormai è, diciamo così, è homo publicus di questa regione, che è Franco Venni, presidente di Arco Grazie. Consumatori. Cristian Summa, che è il presidente del consorzio Pescara Vecchia, che Buonasera. raduna tutti i commercianti che operano in questo splendido enclave pescarese, dove tutto è nuovo, fuorché questo splendido posto, che possiamo chiamarlo a misura d'uomo, assolutamente a misura d'uomo. Esatto, grazie. Vicino a lui un caso, come si dice, un success story, una success story in un momento di grande crisi del commercio nazionale e regionale, che è Antonio Di Carlo, il giorno e la notte. Lui è titolare di questo negozio, ne ha aperto uno, ne sta aprendo un altro e ne sta aprendo un terzo. Quindi ci spiegherà quali sono i motivi per aggredire la crisi da un punto di vista che uno più che ottimista di lui non ci possa essere. Buonasera. Buonasera. Allora, oltre 6 milioni di italiani, Marisa non farà doni a sé e famiglia questo Natale. Questo arrivo di questo primo weekend di dicembre che c'è stato del Ponte dell'Immacolata ha stabilito ufficialmente questo inizio delle festività, ma è complice la crisi e il fatto che solo un italiano su due arriva a fine mese. Quest'anno il 13% degli italiani, oltre 6 milioni di persone, non comprerà nessun presente per sé o per la propria famiglia.
e il 71% cercherà il regalo utile. Questo è un sondaggio di Confesercenti SVG sulle prossime festività. E questo primo weekend verso Natale gli italiani si sono divisi in due categorie. Chi percepisce la tredicesima acquisterà il 2,6% di più di quelli che non possono contare sulla mensilità aggiuntiva. Anche perché la crisi continua a farsi sentire. Nel 2014 solo un italiano su due, cioè il 51%, ce la fa arrivare a fine del mese, mentre il 36% non riesce a superare la terza settimana e il 13% la seconda. Ma in questa congerie c'è anche la crisi e l'asfissia dovuta a un'iperburocrazia, a un'ipertassazione, un'iperfiscalità e soprattutto, per quanto riguarda l'Abruzzo in particolare, alla carenza di un sistema bancario, tra virgolette, vicino, amico. Anzi, la crisi che hanno avuto le casse di risparmio con la cosiddetta outplacement in altre banche al di fuori della regione, crea una specie di frattura, una crasi tra le esigenze del commercio che ha bisogno di liquidità immediata ed una banche che molto spesso sono avulse dal territorio regionale. Io da te vorrei sapere, Marisa, la situazione per quanto riguarda Confcommercio della provincia di Chieti in particolare e più in generale, quali possono essere gli stimoli necessari per uscire da una situazione di stallo così com'è? Allora, io ti confermo che comunque ci avviciniamo, il consumatore si avvicina con molta sobrietà a questo Natale, proprio perché i redditi sono al palo, purtroppo la fiducia è in calo e abbiamo una ripresa tanto agognata, ancora molto incerta e faticosa. E anche queste tasse ancora troppo alte che rischiano di congelare diciamo i consumi anche per questo Natale. Però da uno studio che è stato fatto da Confcommercio Nazionale proprio per quanto riguarda la propensione ai consumi è venuto fuori che in realtà non è solo l'aspetto psicologico che blocca e frena questa propensione ai consumi, ma proprio la scarsità di risorse, bravissimo. E quindi dopo un autunno molto tiepido ci avviciniamo a questo Natale noi commercianti, perché insomma io oltre a essere presidente di Confcommercio sono una commerciante, quindi né leggo sui giornali e né mi viene raccontato, ma vivo quotidianamente diciamo la situazione, il sentiment dei consumatori. E io ho portato dei dati. Prego. Che sono dei dati che sono stati forniti dalla Camera di Commercio di Chieti. Per quanto riguarda la situazione sull'intera provincia delle imprese, e se già facciamo un raffronto tra il 2013 e il 2014, ci accorgiamo che per esempio nel settore commercio c'è un saldo negativo di 110 imprese e nel settore alloggio e ristorazione c'è un saldo negativo di 28 imprese. Tanto per capirci, l'indice di mortalità di questi settori. E la prospettiva del fine anno, insomma, di certo non è positiva. Certo non vogliamo fare del terrorismo psicologico perché comunque sono dati dai quali noi non possiamo che trarre le conclusioni. È inutile che diciamo che va tutto bene, ma qui non va bene proprio niente, insomma. Certo, io non sono un economista e quindi non mi addentro in disamine, perché poi possiamo parlare delle curve di Phillips, delle politiche keynesiane, ma io voglio parlare per farmi capire da tutti. Benissimo. Perché io voglio che gli associati di Confcommercio e i miei colleghi si sentano rappresentati proprio perché sono una commerciante come loro e quindi vivo quotidianamente questo problema. Poi parleremo, Marisa, mentre io adesso, sì, sulle possibilità di emersione dalla crisi, ma probabilmente parleremo anche di un fatto che si sta evidenziando nei poli di innovazione, cioè l'unione fa la forza, che piccolo non sempre è bello, anzi in questo caso piccolo è poco bello.
cioè delegare alcuni tipi di servizi a voi associazioni di categoria da parte dei commercianti, evitandosi quel dispiegamento di forze in più in settori che non sono propriamente merceologici di riferimento alla loro attività personale. Quello che sta accadendo nelle aziende, nei poli di innovazione dell'energia, nei poli di innovazione del tessile moda, è quello che dovrebbe accadere anche nella situazione di categoria del commercio, ma ne parleremo dopo. A Gianluca Grimi io vorrei, direttore generale Confesercenti Teramo, che questo dato è abbastanza raccapricciante, cioè solo il 2% degli italiani, circa 960.000 persone, spenderà di più. Questo non significa che praticamente noi parliamo di regresso, ma di stagnazione. Nel senso che non c'è assolutamente nulla di nuovo sotto il sole, soprattutto non c'è un incremento di quella che è la ricchezza da ridistribuire, dico bene Gianluca? Sì, la situazione generale è indubbiamente questa. Io volevo un attimo riprendere quello che diceva la collega prima, dove giustamente diceva che non è l'aspetto psicologico quello preponderante, perché esiste un'oggettività, una fattualità della scarsità di risorse che è sotto gli occhi di tutti. È però vero che avendo difficoltà proprio ad agire su quella che è l'oggettività, e ce l'ha la politica, questa difficoltà ce l'abbiamo noi come associazione di categoria e le persone, l'aspetto psicologico è quello su cui maggiormente si può e si deve influire. E il discorso della comunicazione, bellissimo quello che stiamo facendo noi oggi, eccezionale questa trasmissione, deve avere la sua importanza. Troppo buono, eh? Ve lo dico perché adesso non voglio parlare di altre cose, ma vivo altre realtà televisive, vengo, probabilmente qualcuno sarà accorto che non sono neanche abruzzese, per cui vengo da un'altra regione. Poco, pensavamo che fossi siciliano dall'accento. No, vengo da un'altra regione, esattamente dal punto dove sono nate le televisioni private. Sì, e dalla Lombardia, tanto per intenderci. E devo dire che l'aspetto comunicativo è importantissimo. Sotto questo punto di vista, noi come associazione di categoria, come Confesercenti in particolare, stiamo cercando di centrare la nostra comunicazione, oltre che sui dati che sono oggettivi, anche sul fatto che esistono dei modi per uscire dalla crisi. Cioè non parliamo più ai nostri colleghi solamente di quello che è accaduto, anche perché è da 5 anni che c'è questa crisi. Non stiamo parlando di cose che sappiamo che si risolvono domani mattina. Ma istituiamo dei meccanismi virtuosi di premialità per i nostri colleghi che utilizzano delle tecnologie nuove, delle questioni nuove. Su questo vogliamo portare avanti il discorso. Un'ultimissima parola sul discorso che si parlava prima dell'aspetto finanziario, ovvero sull'Abruzzo, su Teramo in particolare, ma sull'Abruzzo in generale, oltre a quella che è la crisi ormai stantia, parliamo di 5 anni di crisi, si è veramente scatenata una tempesta perfetta, perché veniamo da 5 anni di crisi internazionali, regressione dei consumi e mancanza di supporto strategico e oggettivo da parte di un sistema bancario che non solo non ha saputo dare una mano, ma ha pensato di implodere per cause specifiche proprie proprio in questo momento. E sotto questo punto di vista qui la politica deve dare indubbiamente una mano, noi spingiamo sotto, questo c'è, non dimentichiamo il gap questo. Della mancanza di reali merchant bank in questo assolutamente territorio. Già il concetto di merchant bank qui in Italia è poco sentito, in Abruzzo forse meno, però va sviluppato indubbiamente questo genere di discorso. Sì, bisogna superare questo gap, adesso parliamo proprio con uno che di queste cose ha fatto nelle sue battaglie, il gap della burocrazia che impedisce il cosiddetto rapporto diretto cittadino-istituzione, cittadino-impresa, molto spesso vincolato a lacci e lacciuoli terrificanti. Assolutamente. Però Franco, io vorrei prima che tu affronti in maniera come tu ben sai fare queste problematiche, vorrei notare una specie di, chiamiamola così, di obliqua dimensione, che è quella degli acquisti online. Io cioè, praticamente sfiorano quasi 10 milioni di italiani che acquistano online, quindi 2 milioni e mezzo di acquirenti più dello scorso anno.
Quindi se c'è una tendenza, come si dice, a risparmiare sui cosiddetti negozi tradizionali, però gli acquisti online hanno acquisito questo boom, questa esplosione. Ora, questa cosa mi sa di una cosa, che il rapporto umano è sempre più deteriorato, perché pensare, come dicono all'Aquila, dopo il terremoto, che le identità culturali sono state perse, perché non c'è più il mio giornalaio, non c'è più la mia piazza, non c'è più la mia chiesa, quindi non ho un rapporto di interlocuzione diretta. E adesso affidarsi solo al mezzo elettronico, questo è un imbastardimento del mezzo elettronico. Ma lascio a te. Ma io non direi che non criminalizzerei il mezzo elettronico, perché in sostanza su internet si fa un grande supermercato, è come passeggiare in un centro commerciale con una quantità di opportunità moltiplicate in modo esponenziale, con una scelta di prezzo e di problema, qualche volta è la sicurezza, ma soprattutto è il post acquisto. Cioè, quando si comprano delle cose e poi non tutto è perfetto, la sicurezza di aver avuto un rapporto corretto prezzo-qualità diventa sempre problematica e spesso l'interlocutore sfugge. O comunque costruisce dei tempi talmente rallentati nel recupero del risarcimento che rende molto difficoltosa anche questa cosa. Però è una cosa che non è alternativa all'acquisto per strada, soltanto bisogna farsi qualche domanda. Ora, noi siamo qui un po' a piangere una situazione che è incontestabile, è disastrosa. Da tutte le situazioni disastrose, però, in genere... Il concetto di crisi è che è la malattia che fa bene, perché in qualche modo scatena gli anticorpi. Bravo. Allora, la prima cosa che io noto è una scelta strategica di una regione, parlo della nostra, che ancora manca. Non si sa se si vuole fare il polo industriale, se si vogliono fare il turismo, se si vuole fare... Allora, il problema è: perché devo venire in Abruzzo se sono un turista? E io credo che il turismo sia quell'elemento importantissimo della globalizzazione, perché non sfuggiamo a questa logica, perché altrimenti vediamo soltanto i lati negativi della globalizzazione. La globalizzazione significa far venire i cinesi qua, certo, e dire perché i cinesi che portano i soldi devono venire qua. Allora dargli una motivazione. La motivazione è l'identità. Un'identità del territorio è una scelta strategica, perché significa che poi, agganciate all'identità, si raggiungono 3.000 altre cose. Il commercio è un vagone dell'identità, ma così l'industria, così... Cioè, se io ho questo punto di riferimento del turismo, tutto il resto deve poter girare intorno. E quindi diventa prioritaria questa cosa. Dico questo dell'Abruzzo perché è la terra dei parchi. È una terra che fortunatamente ha delle risorse... diciamo paesaggistiche eccezionali, è una regione che sta al centro dell'Italia, tutto sommato è dotata anche di abbastanza di infrastrutture, perché c'ha un bel aeroporto, c'ha la possibilità di... l'unico problema è che non è mal collegata su Roma. Allora, ma questo non è un fatto secondario. Noi pensiamo sempre, noi abbiamo fatto ora un'indagine su quello che è la modalità Roma-Pescara. L'interconnessione. Ebbene, abbiamo scoperto una cosa che non ci aspettavamo. Cioè, il pendolarismo non è da Pescara su Roma, ma è da Roma su Pescara. Che è un fatto straordinario. Cioè, ci deve far riflettere che con tutti i romani che hanno la seconda casa in Abruzzo, forse potremmo rigirare il concetto. Cioè, la prima casa diventa dove l'ambiente, la qualità della vita, la bontà dei prodotti alimentari, la convivialità, l'accoglienza diventa la prima casa. E la seconda diventa quella dove si va. Non per interromperti, ma per dare man forte a quello che sta dicendo magnificamente il collega. Proprio lui ha specificato tutto. Come Abruzzo manchiamo di capacità di comunicare. Bravo. Guarda, ti interrompo subito per una ragione semplicissima. Abruzzo is not the destination è un brand awareness che viene dai più grandi istituti di ricerca sul turismo.
Dice bene Franco, assolutamente, perché è estremamente stimolante quello che dice. Assolutamente. E devo anche dire, come si dice, bisogna dare un botta al cerchio e una alla botte, che quando a Chieti c'è la settimana mozartiana, faccio il caso di Chieti, Chieti Baskers, oppure la processione del Venerdì Santo, molti commercianti, lo dico anche a Marisa, chiudono. C'è una sorta di autolesionismo e di masochismo che non li lega in maniera indissolubile a quella che è la promozione che va fatta globalmente sul territorio. Posso fare un esempio? Mettere a sistema. Ti faccio una cosa per dirti un esempio. Lui parlava di Roma. Allora, quanti operatori turistici, quando si presentano sul mercato internazionale dicendo che dall'Abruzzo si può andare a Roma? Cioè, specificatamente, se uno alloggia a Pescara spende meno che ad andare a Roma, e Roma è ad un tiro di... C'è un gap sull'incasso. Non solo, ma si va al mare, ma abbiamo fatto un calcolo che si va al mare da Roma verso Ostia in tempi pari a quelli che si va da Roma a Pescara, a Roseto o a Pineto. Non solo, si spende molto meno, perché com'è, e gli orari dell'ARPA, gli orari del Roma-Pescara non coincidono né con i tempi di uno spettacolo che si fa a Pescara o in qualsiasi altra parte, per cui diventa tutto, tra l'altro, né quelli di Roma. Cioè, questa mancanza di questa comunicazione fondamentale dell'asse Roma-Pescara, che è vista soltanto in termini automobilistici e non di treno, perché qui si potrebbe fare una navetta. Permettete, però, si può costruire qualche cosa di diverso. Dici. Però se permette, prego Franco, tanto solo un esempio, sì, per ritornare un attimo a questo e poi mi taccio, diceva, e poi mi taccio, non mi taccio mai io, per cui non c'è problemi. Non ti tacciamo noi. Fate tacciare. Allora saremo costretti a intervenire. Sì, sì. Faccio un esempio che, diciamo, sul quale noi abbiamo fatto una proposta. Ma possibile, abbiamo delle perle nell'entroterra abruzzese. Faccio il caso di Loreto Aprutino. Il caso di Loreto Aprutino è una delle delle capitali dell'olio in Abruzzo. Il triangolo d'oro, Loreto, Moscufo, Pianella. Pianella. Certo. Allora, perché questo punto non diventa... Tra l'altro c'è un bellissimo museo della ceramica. Perché non fare un qualche cosa, un gioiellino che diventa con un layout che è attrattivo, per cui ci sono tanti agriturismi intorno, per cui ci si collega col mare. C'è uno splendido centro storico, via del Baio. Questo centro storico non è nemmeno sfruttato come posto per fare le fotografie. Come location. È incredibile, come location per le fotografie. Allora, quanti matrimoni potrebbero avere come punto di riferimento questo tipo? Ma se noi arredassimo queste vie interne con con le ceramiche, come si fa in ceramiche come si è fatto, della confezione Acerbo, sì. Per cui le salite delle scalette, sì, arredando due o tre. Con le ceramiche illustrano la vita dell'olio, delle sue trasformazioni. Le bandierine che indicano offrire prodotti tipici, ma soprattutto d'estate, tutti quei garage, marketing, quei garage completamente vuoti che attualmente sono fermi lì pieni di muffe, potessero essere trasformati in atelier. Cioè d'estate si offre al turista la possibilità di avere il mare la mattina, il pomeriggio stare in questi posti, mangiare bene negli agriturismi e nello stesso tempo fare come si fa a Salisburgo. È una best practice che noi tra un po' riprenderemo. Per cui visto si impara che l'arte della seta. Franco, ti devo interrompere perché andiamo in... Non prima aver detto che è felice Gianni perché indugia molto spesso su Marisa. Pubblicità. C'è una strana best practice ad Avellino dove non c'è niente TOSAP per i negozi illuminati, che è una cosa straordinaria se ci pensiamo bene, perché ciò significa far vivere, certo, le città, ma far vivere proprio, io guardo i centri storici delle nostre città, Atri, Teramo, Chieti, Sulmona, parlo di città, di cosiddette città d'arte, le cosiddette città d'arte, Città Sant'Angelo, Loreto Aprutino, come ha detto prima Franco. Abbateggio. Abbateggio. Il centro storico di Pescara. Ma già, questo è un caso a parte che ho, Cristian, voglio affrontare questo fatto. Che, guarda caso,
Pescara ha fatto un po' da collettore di tutte le città che gravitano sull'area metropolitana anche di Pescara, perché soprattutto nei fine settimana via delle Caserme e Corso Mantone sono quasi impraticabili, vero Cristian? Impraticabili come numero di presenze. Sì. Impraticabili nel senso che non ci cammini, esatto. Non ci sono spazi calpestabili. Esatto. Io volevo un attimo riallacciarmi al discorso e poi arrivare anche a Pescara Vecchia, perché è importante quello che abbiamo detto. Abbiamo fatto una fotografia della situazione attuale con la Presidente di Confcommercio e abbiamo continuato con il collega Presidente di Conf Esercenti e abbiamo iniziato a parlare di qualche soluzione con l'amico Francovelli. Allora, il concetto è questo. Noi dobbiamo, prima di parlare di tutto quello che ci può aspettare, parlare di che cosa vogliamo fare dell'Abruzzo. Mi riallaccio a quello che diceva il collega della Confesercenti. Nel momento in cui non si ha l'idea chiara di cosa vogliamo per l'Abruzzo, noi possiamo parlare per ore, discutere, fare tavoli. Sono parole in libertà. Sono parole in libertà. È chiaro che qui noi, che rappresentiamo la parte produttiva, io rappresento la mia azienda, la Confcommercio, c'è cioè la Confesercenti, abbiamo un altro imprenditore qui accanto. Nel momento in cui noi attori riusciamo a fare sintesi tra di noi, come è avvenuto nel consorzio Pescara Vecchia, lo porto ad esempio in un esempio positivo, abbiamo fatto sintesi in 50 imprenditori, riusciamo a solleticare quelle che sono le idee della politica, potremmo ottenere qualcosa. Perché poi i problemi sulle banche, quello che si diceva prima, sono anche molto più grandi della regione Abruzzo, perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo un problema con la banca, con le banche, non solo perché non esiste più la Tercas, non esiste più la Caripe, non esistono più le banche locali, ma perché le banche oggi hanno dei sistemi di controllo che si chiamano Basilea e i veri temi pregnanti sono quelli sui quali non si può cedere il credito. Non è perché non c'è più soltanto la banca locale, quindi noi oggi facciamo con la Caripe e la Tercas riferimento a Bari, ma perché pur volendo immaginare che ci sia la possibilità di dare credito, oggi le banche non possono dare credito per i rating di Basilea. Allora, la filosofia teutonica. Però è la filosofia esattamente sulla quale ci scontriamo noi. Quello che invece potremmo fare, rimanendo nella nostra regione, è che alla fine la regione Abruzzo ha un lato positivo in quella che è la sua formazione, che è quella di avere 1 milione e poco più di abitanti e quindi è un quartiere più grande di Roma sostanzialmente. Il Tiburtino, 1.300.000 abitanti. Esattamente su questo dato, noi dobbiamo rifondare l'Abruzzo. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo delle grandi opportunità per una regione così piccola, la definirei troppo piccola per essere grande e troppo grande per essere piccola, che ha nella sua conformità il mare, bellissimo, nella parte del Chietino, la montagna, bellissima, nella parte dell'Aquilano, il divertimento nella parte del Pescarese, Chieti e nella parte del Teramano. Quindi noi abbiamo sostanzialmente tutte quelli che sono gli ingredienti per fare un Abruzzo che possa avere una vocazione. Ora, abbiamo capito che la vocazione dell'Abruzzo sicuramente non può essere quella delle industrie, perché non può esserci industria pesante in Abruzzo. Non facciamo lo stesso errore della Sardegna con le imprese, con le acciaierie costruite su fondali bassi, senza energia elettrica, senza centrali nucleari. Non ci diamo una vocazione che non abbiamo. Prendiamo il nostro cammino sulla strada che ci può dare una soluzione, che è quella del turismo e dell'enogastronomia. Alla fine si finisce sempre a parlare di turismo e enogastronomia. Guarda, io mi permetto di fare una citazione. Si può interpretarlo in modo diverso rispetto a quanto è stato fatto finora. Lui sta parlando molto. Mi permetto di fare, c'è un famoso, non faccio il nome perché su alcune scelte mi sono trovato in contrasto, su una persona che è venuta a parlare dell'Abruzzo, la quale nella formazione di quello che stava dicendo dice: l'Abruzzo deve pubblicizzare gli arrosticini. Paradossalmente, nella banalità di quella cosa che ha detto, allargandola ad un discorso più serio, più vero, più concreto,
Noi dobbiamo pubblicizzare il turismo sulla parte delle montagne, il mare, eccetera. No, ci sono diversi trend, ci sono diversi itinerari. Assolutamente. Non ci dobbiamo limitare. Tenete presente un fatto che è subliminale, che è quello che da Passo Lanciano, solo dall'Etna accade questo, ma col rischio di lapilli sulla schiena, da Passo Lanciano tu puoi vedere il mare. Assolutamente. Guardando il mare. Ed è una delle postazioni più belle. Allora, nel momento in cui noi abbiamo questa fotografia dell'Abruzzo, siamo in grado di stabilire dei percorsi. Ora, l'aeroporto d'Abruzzo va migliorato, non è sostenibile che un aeroporto abbia una pista dalla quale non può decollare. Non è questione di pista, Grisio, mi permetto di sentire, è questione di management. Non solo di management, ma anche di infrastruttura. È perché quell'aeroporto è il terzo hub di Roma. Non si discute su quelle questo. Sono scelte. E per diventare terzo hub di Roma ha bisogno di un management capace di imporsi. E il management capace di imporsi, oltre a essere quello, tra virgolette, che la politica pensa di inserire come management più attuale. La scelta attuale di Luciano D'Alfonso su Javković, mi sento di condividerla in toto, perché parliamo di un grande imprenditore. Assolutamente. Il problema fondamentale, purtroppo, è che non possiamo pensare a poltronifici più. Dobbiamo pensare che per superare il gap delle aiuti di Stato, la gestione dell'aeroporto va messa a gara. Concordo assolutamente con lei. Una compagnia che venga a gestire, come succede a Orio al Serio, l'aeroporto di Pescara, Chieti Pescara, liberi, ha tutto l'interesse per fare outgoing e incoming. Mi permette un esempio? Io sono stato uno dei primi a volare sull'aeroporto di Scosta, che sarebbe, diciamo, un aeroporto secondario di Stoccolma. Stoccolma. E ho volato lì per la prima volta nel 2005, nel 2006. Ci sono tornato nel 2013 e da casetta di legno, ma credetemi, casetta di legno, nel 2013 è una struttura più grande di quella di Orio al Serio. Allora, il concetto è sempre la visione delle cose. Nel momento in cui si azzecca ovviamente il management e si rende l'infrastruttura oggettivamente più funzionale, perché le faccio un esempio banale, Pescara-Toronto doveva fare scalo obbligatorio a Bologna perché l'aereo non poteva caricare carburante perché la pista era insufficiente per il decollo. Quindi è chiaro che va fatto un adeguamento strutturale dell'aeroporto. Quello che dice lei sul management è compartecipante al problema, cioè sono la struttura che ha dei limiti. Comunque il management improvvisamente ci diamo del lei. Ci diamo del tuo. La struttura che ha dei problemi oggettivi, il management che ha dei problemi oggettivi. Si è sotto scacco di una compagnia che in questo momento usa l'aeroporto di Pescara per fare solo outcoming. Non si è in grado di sedersi al tavolo con questa compagnia e dire, signori miei, bene. Ma lo si può fare se la compagnia ha una gestione piena? Esatto, sì, sono d'accordo con lei, con te. Il concetto è che oggi non bisogna fare più poltronifici, sono d'accordo con te veramente su questo tema. Perché oggi è il momento in cui bisogna scegliere, bisogna assumersi la propria responsabilità su ogni dettaglio dell'Abruzzo. Bene, grazie Cristian. Bisogna sapere perché devo venire in Abruzzo. Adesso sentiamo una voce fuori dal coro, perché Antonio in tutta questa situazione ha cavalcato la tigre della crisi e l'ha, come si dice, morsa, l'ha addentata e la sta quasi superando con un sistema aggressivo, straordinariamente aggressivo, che gli ha consentito di, come si dice, essere propositivo, comunicativo più degli altri. Dico bene, Antonio? Ma guarda, semplicemente cercare di fare bene le cose che si sanno fare. Ecco, è il principio fondamentale. Con molta semplicità, amare il proprio lavoro. Oggi si sono toccati degli argomenti molto importanti. La sinergia, ecco, parlarne insieme, io ero d'accordo con il presidente della Confesercenti, quello che manca molto è il tavolo sul quale sedersi e parlare di queste cose, semmai anche a volte, mi perdonerai, a telecamere spente, perché tante cose si possono... Essenzialmente. Tante cose si possono risolvere, tanti argomenti che sono stati prima... in maniera molto, non dico semplice, però effettivamente portando ognuno il proprio contributo. Semplicemente questo.
noi non abbiamo fatto altro che riportare in Abruzzo quello che la nostra famiglia fa da anni in tutta Italia. Questa è la quarta regione che noi, nella quale noi lavoriamo. Però effettivamente, come dicevi tu prima, a volte si cerca di sparare la luna per prendere un piccione. A volte le cose sono molto più semplici di come appaiono in realtà. Racconta la tua storia anche per dare un po' l'immagine ai telespettatori di come si è configurato il tuo... Noi abbiamo fatto, siamo partiti dai numeri, noi abbiamo fatto un'indagine di mercato, qual era la regione sulla quale noi potevamo, questo 10 anni fa. Qual è il prodotto? Noi facciamo abbigliamento. Che settore, a dire, i numeri parlano che siano quello più in crisi. Tessile e moda è quello che è più in crisi, però a volte i dati sono contrastanti, vanno anche saputi leggere. Esatto. Sono dissonanti da territorio a territorio. È verissimo, i dati che diceva prima la Presidente di Concommercio sono reali, però ci sono anche altri dati che dicono il contrario di quello. Quando si parlava prima della vendita online, l'Abruzzo in percentuale è la terza regione in Italia che compra online. Anche questo ci stava arrivando anch'io, grazie per... Quindi va, però ecco, l'idea della vendita online va anche interpretata, anche noi abbiamo un negozio online che per noi è stato un volano per le attività fisse. La cosiddetta innovazione di cui parlava Franco. Sì, ecco, le novità vanno lette, vanno fatte proprie, con la propria esperienza, esatto. Usate un po' bruttino come te, però. Vanno calzate, ecco, mi piace usare più questo termine. Ma la cosa giusta che hai detto, ognuno deve fare quello che sa fare. Sì. Molti ristoratori si improvvisano tali e tali, ecco, non sono. Io a questo volevo arrivare, questa è una nota dolente. Cioè oggi non esiste più il discorso dell'improvvisazione finita. Prima non si sapeva che cosa far fare al figlio, si apriva un bar, si apriva si fa ancora. Un negozio a suo rischio e pericolo. In un cerchio abbastanza ristretto abbiamo 7-8 bar. Ma si fanno una concorrenza che... Ma poi è il gatto che si morde la coda, perché poi il sistema bancario va in sofferenza, i proprietari immobiliari vanno in sofferenza, cioè diventa un circolo vizioso. Sui proprietari immobiliari dovremmo stendere un velo più alto. Aziende nuove senza la mancanza, non ne posso parlare. Milano, Corso San Gottardo, della lunghezza di 3 chilometri e mezzo, ci sono tre bar. Contro invece Corso Vittorio Emanuele a Pescara, dove ci sono 10 bar, che è 1,5 chilometri. Qualcuno in meno ultimamente. Vabbè. Però si rigenerano perché c'è... Però succede il fatto che anche se stanno 3 bar su una stessa strada, uno lo avrà benissimo e gli altri 2 fanno la fase. È chiaro. Cioè alla fine il discorso, voglio dire, noi abbiamo... Si autoescludono. Ma sicuramente sì, perché la politica del mercato libero è quella. L'accoglienza, altro concetto che ha suggerito ma, la teoria dell'accoglienza non è una teoria ma scientifica. Noi abbiamo fatto, o meglio sia noi che le aziende per quali noi siamo rivenditori autorizzati. Quando siamo venuti in Abruzzo noi abbiamo fatto delle indagini di mercato, no? E abbiamo scoperto quello che diceva lui, nel senso, io da turista ci venivo, poi dopo ci ho fatto impresa, però è straordinaria, voglio dire, l'offerta, la concentrazione dell'offerta che ha l'Abruzzo. Quello che effettivamente un po' è il freno è che molto volte l'abruzzese stesso non crede in se stesso o non crede nelle risorse enormi che ha a disposizione. E tanti imprenditori, compreso anche il sottoscritto, siamo in Abruzzo forse perché su certi settori, non solamente il mio, c'è stata una carenza d'offerta. Tanti imprenditori di fuori, non solo io mi reputo fortunato in questo senso, ma tanti imprenditori di altre regioni comunque lavorano e lavorano bene in Abruzzo. Quindi capire un attimino bene, concentrarsi bene sulla realtà del territorio. Dopodiché, dopo aver capito la realtà del territorio, performare il sistema proprio di lavoro con quelle che è aderente al territorio. Semplicemente questo. E anche questa è scientificità. Marisa. Ma c'è anche il problema però delle infrastrutture. No, voglio, non flash soltanto. Sì. Perché ormai, voglio dire, se facciamo un discorso di vocazione turistica, il turista che viene... non dico da altre regioni, ma insomma anche da fuori, ha bisogno di una smart city,
ha bisogno di wifi. Bravo, bravissimo. Wifi, del tranquillo. Biglietto elettronico per turismo, cultura e trasporti. Da avere col cellulare poter l'atto, fare il parcheggio. Ci stava arrivando. Ha bisogno di avere una immediatezza del confronto con le persone, senza che si sappia parlare due lingue quando si monta su un taxi. Avere una trasparenza nelle cose che vengono offerte a livello di ciò proprio che viene offerto, cioè deve sapere perché si paga. Io sono andato, faccio soltanto un esempio, mi taccio, perché ce ne avrei 3.000. Allora, sono andato in palestra, non cito quale, mi fanno un abbonamento per tutto l'anno, vogliono il pagamento anticipato di tutto l'anno. Ora, il codice al consumo dice che io pago in funzione di ciò che consumo. Se questo mi fallisce tra 3 mesi, io che mi rimango appeso. Povero e cornuto. Allora, voglio dire, cose banali di questo tipo sono all'ordine del giorno. Se io vado in un ristorante e porto degli amici siciliani in un ristorante a Ovindoli, non mi posso sentir dire dopo 20 minuti di attesa uno che arriva senza una casacca, senza nulla, desidera... Cioè, io rimango così. Sì, sono l'accoglienza. Io sono in front line su queste. Prego. Tu stai sbeffeggiando l'anagrafe, però devo dire. No, adesso ci arrivo. Allora, basta semplicemente la tua anagrafe. Perché? Stai sbeffeggiando. Perché sei di una vivezza, di una provocazione, di un dinamismo intellettivo, di una capacità di sintesi, di un eloquio, sempre straordinario. Stai sbeffeggiando l'anagrafe. Mi dà conforto. Marisa, bene, voglio essere anch'io dai. Effervescente. Allora. Ma lo sei di natura, dai. Io sono d'accordo sul fatto che turismo e commercio ormai sono un connubio imprescindibile, l'uno figlio dell'altro, però oggi siamo stati chiamati per parlare di commercio, la puntata è sul commercio. Allora, mi volevo rifare ad alcune considerazioni che prima proprio... Franco ha posto sul tavolo, e cioè quello delle vendite online. È vero il tuo dato che le vendite online, siamo la terza regione, insomma, fa dei numeri pazzeschi, però dobbiamo anche parlare delle opportunità per il commercio tradizionale che danno le vendite online, ma anche dei danni che esso procura. Perché le vendite online, che peraltro non sono neanche regolamentate da una legge parimenti agli outlet, e quindi noi chiediamo che ad anno nuovo ci sarà la riformulazione della legge sul commercio, e quindi chiediamo alla Regione di porre particolare attenzione su questi argomenti. La vendita online da una parte crea per il negozio tradizionale, usando quindi innovazione, tecnologia, un'opportunità, perché produce quell'effetto ROPO, che è un acronimo di 4 parole irripetibili, che praticamente informati su internet e poi vai a comprare in negozio. Quindi il cliente, dopo aver verificato modello, ultimo tipo, prezzo, eccetera, poi va a vedere lì dove ci sono i riferimenti sul territorio, va in negozio, e lì noi ci dobbiamo inserire se abbiamo un minimo, insomma, di intelligenza. Però c'è anche l'effetto contrario, che si chiama TOPO, anche questo è un acronimo, che significa vai a verificare, a provare, a visionare il prodotto in negozio e poi te lo compri su internet. Dopo aver approfittato della professionalità del commerciante, che ti mette, poi magari tanto per non sbagliare ti scrivi anche il codice, il colore, e quindi, insomma, per il commerciante è piuttosto mortificante. Sì, mortificante il termine. Posso inserire un attimo su questo? Prego. Faccio un esempio. Non ho dubbi, guarda. Faccio un esempio. Allora, quando si va in un ristorante, faccio l'esempio dell'olio.
E quando si va nel ristorante, passa sempre 10 minuti prima che arrivi qualcuno a chiederti che cosa vuoi, e altri un quarto d'ora prima che ti portino qualcosa. Cosa costerebbe, e faccio l'esempio dell'abbinamento con online, cosa costerebbe avere dei folder sul tavolo, delle crocchette piccolissime per l'assaggio dell'olio, quattro tipologie d'olio con cui si insegna come si gusta quel tipo d'olio. Il 13 dicembre non si può più fare, solamente olio chiuso in bottiglia, legge nuova europea. Esatto, non si può più niente. Purtroppo. Allora questa è cosa molto interessante, perché era il discorso di questo tipo può portare a, leggendo il folder, dove andarlo a comprare o online, ma anche sapendo che in quell'azienda si fanno altri quattro tipi, oppure girando per questo tipo di aziende si ottengono altri tipi, di olio. Per carità, fare sistema tra le aziende che possono fare questa tipologia, in questo caso i ristoranti, e le aziende produttrici. Questo non sempre è semplice per la mancanza di capacità da parte degli imprenditori locali, che unendosi si fa forza. Io strategia di competizione questa. Esattamente. Chi offre una cosa del genere ha un valore aggiunto che alla lunga paga, vi assicuro. Molti ristoratori chiudono proprio per questa mancanza di spirito di accoglienza. Guarda, noi... Ma poi, rispondendo a questo, è vero che non si potrà, come col discorso dell'acqua, però si possono fare i minion. Sì. E guardate, c'è un grosso problema sulla gadgettistica. Perché la gente viene in Abruzzo e non sa cosa riportarsi a casa. Oh, no. Non può portarsi bottiglie d'olio così. Allora. Bisogna costruire gadgettistica apposta. Questa del piatto per cui si mettono tutti gli ingredienti, in cui c'è compreso anche la boccettina piccolina così di olio, diventa un punto di regalo. Finisco. Siccome, a parte la pervasività, l'invasività, l'indisciplinatezza di Franco, noi dobbiamo andare in pubblicità. Riprenderemo dopo con Giulia Pelliccia e la sua rubrica. Per intanto io vi ringrazio perché siete estremamente partecipativi, stimolanti e comunicativi con il pubblico. Pubblicità. Allora, riprendiamo, mentre qui la discussione continua in maniera quasi indifferibile, non è possibile proprio bloccarla perché qui ci sono suggestioni, consigli che vengono dati anche alla mia dimensione professionale, perché occupandomi di turismo questa cosa io la incamero e poi la faccio propria e poi la metto in circolo su questa regione, che in questo momento sta però progredendo verso un cosiddetto turismo di qualità e la comunicazione del turismo, come diceva bene Franco. Allora, prima di riprendere, noi fra un po' daremo la linea a Giulia Pelliccia, al suo In Abruzzo. Relativo a questo, in Abruzzo sono stati 56 progetti relativi al bando rivolto alla creazione nei piccoli comuni di centri commerciali naturali, che sono stati ammessi a finanziamento nella scorsa legislatura regionale, la Giunta Chiodi. Ammontava a 4.680.000 euro la somma complessiva a disposizione, frutto di un finanziamento per il 50% a carico del Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso il CIPE, per la restante metà a carico della Regione Abruzzo. Adesso i nuovi documenti di programmazione regionale dovrebbero, è auspicabile, stanziare risorse. Quello che diceva appunto Marisa con anche la riforma della legge del commercio, anche se lì si scontra con la direttiva comunitaria sulla liberalizzazione dei pubblici esercizi. Ma che fine hanno fatto, mi chiedo, i progetti già finanziati? Sarebbe stato bello andare a vedere successo, insuccesso, ostacoli, benefici. A livello europeo si persegue la realizzazione del mercato unico nel settore retail wholesale, e ci sono in corso studi expert groups che lavorano sull'argomento, naturalmente la lobby dei grandi gruppi della distribuzione commerciale è molto forte. Ultima sessione di lavoro il 4 dicembre scorso, non ancora abbiamo visto gli atti sul web, ma si discutono anche le restrizioni agli insediamenti di grandi centri commerciali. Per questo, più sono preparate le associazioni di categoria che rappresentano i piccoli commercianti, più speranze avranno di far sentire la propria voce, e qui si inserisce di nuovo e sempre l'importanza strategica di un ufficio regionale a Bruxelles che sappia quello che fa e possa indirizzare la programmazione regionale, la chiave di volta per assicurare l'ottimizzazione di governance e finanziamenti, perché i progetti e le newsletter lasciano il tempo che trovano, onestamente.
Interessante quindi vedere le migliori pratiche in Italia e all'estero, di cui parlavamo prima anche con Franco. Pare sia iniziato tutto dalla Catalogna, dalla Spagna, come al solito, nonostante la crisi. Però un po' tardi questo. Abruzzo, in Europa, Giulia Pellicci. In un momento in cui le politiche pubbliche spingono verso l'aggregazione delle imprese, la cooperazione, la condivisione, i progetti comuni, quali sono gli strumenti per affrontare le sfide commerciali che attualmente pone il mercato globale, non possiamo non parlare della European Cluster Collaboration Platform. Anche in Abruzzo, come dopo altre regioni italiane, la programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 ha intercettato il fenomeno distrettuale, quindi questa spontanea concentrazione di piccole e medie imprese in uno specifico territorio, con la conseguente costituzione di filiere. E l'Abruzzo quindi ha stanziato fondi per la costituzione dei poli di innovazione. Questi poli di innovazione sono dei raggruppamenti di imprese affiancati da università, centri di ricerca e altri organismi pubblici e privati funzionali allo sviluppo di impresa, né in quelle che sono le filiere tipiche della nostra regione, dall'agroalimentare all'energia, all'internazionalizzazione, al tessile calzaturiero. Questa nuova tendenza quindi delle politiche industriali di questo particolare momento congiunturale, che dicono che insieme è meglio, sta portando anche ad una tendenza legislativa, quindi alla tendenza a normare queste reti di imprese attraverso i contatti di imprese. Allora, se vogliamo, la European Collaboration Platform della Commissione Europea, della Direzione Generale Imprese della Commissione Europea, non è altro che il passo successivo. Quindi questa piattaforma di collaborazione tra cluster europei rappresenta la dimensione europea ed internazionale. La European Cluster Collaboration Platform eroga infatti dei servizi a favore dei cluster regionali. Chiaramente, per usufruire di questi servizi bisogna partecipare alle attività della piattaforma, servizi di formazione per i gestori dei poli, servizi soprattutto di brokerage e di matchmaking, come si dice in gergo commerciale, nel senso che all'interno della piattaforma appunto vengono organizzati degli incontri di partenariato commerciale con delle missioni intra ed extra Unione Europea, ed il calendario 2015 è già fittamente programmato. Ora, la piattaforma quindi funziona attraverso la costituzione di 13 partnership, e queste partnership sono state costituite con una call for expression of interest, cioè la Direzione Generale Imprese ha emanato un bando dove invitava i raggruppamenti di imprese europei su base regionale a manifestare il proprio interesse ad aderire alla piattaforma. All'interno di queste partnership strategiche quindi si sviluppano strategie congiunte, e le partnership sono affiancate anche da sei consorzi sempre nei settori della produzione più svariati, anche qui dall'agroalimentare al tessile calzaturiero alle tecnologie per la società dell'informazione. Quindi è importante partecipare alle attività di questa piattaforma, perché così come la regione Abruzzo appunto indirizza fondi e bandi specifici ad esempio a quelle che sono le attività dei poli di innovazione costituiti sul territorio, così la Direzione Generale Imprese emana dei bandi che sono proprio specificamente rivolti alle attività da sviluppare in seno alla piattaforma di collaborazione tra cluster europei. Lo stesso programma Orizzonte 2020, che finanzia la ricerca e lo sviluppo tecnologico e di cui abbiamo visto lo strumento PMI, ha una linea di finanziamento per sviluppare i progetti di ricerca all'interno delle filiere, all'interno appunto dei cluster, dei poli, chiamiamoli come vogliamo, dei raggruppamenti di imprese.
Quindi è importante partecipare. Cosa può fare un cluster regionale per partecipare alle attività della piattaforma? Attendere i nuovi e sicuri inviti a manifestare il proprio interesse, nel frattempo iscrivere la propria organizzazione nella sezione apposita del sito e tenere l'orecchio teso all'Europa. Arrivederci alla prossima puntata. Bene, io a fronte di tutta questa materia che ci è stata data in pasto da Giulia, ma che anche voi avete dato in pasto, c'è un ostacolo in più, Franco. L'ostacolo in più è dato dalla interlocuzione, talvolta ostica, tra l'impresa o il consumatore e la burocrazia e l'istituzione. Sì. Molto spesso, quello che in gergo che usurato, ma che è sempre alla page, che è lo spirito di servizio, si intende molto spesso gestione di potere, del potere conferito da un essere pubblico ufficiale, impiegato pubblico, colui che detiene una conoscenza che non mette in comune. Quando noi sappiamo benissimo che l'interesse collettivo è il must di tutte le imprese di natura pubblica. Quale potrebbe essere, secondo te, l'eliminazione dei cosiddetti, nei rapporti sociali, dell'estrema giuridificazione? Perché 200.000 leggi, un paese da terzo mondo, mi permetto di dire. 40.000 solo nella vita. Che dà da mangiare soltanto agli avvocati. Mi dai un assist, perché secondo me ci sono troppi avvocati in Parlamento, cioè nel senso che sembra quasi che le leggi poi abbiano bisogno sempre di un aspetto interpretativo che consenta di avere una molteplicità di occasioni di ricorsi, di litigiosità, eccetera. Però io sulla burocrazia ho forse una mia idea personale. Ma non credo nella repressione, sì, ci vuole anche sicuramente una semplificazione. Non ho parlato di repressione. No, dico una repressione nel senso, perché c'è un indirizzo culturale dell'applicazione della legge. Sì. Invece bisognerebbe introdurre insieme all'applicazione della legge l'obiettivo per cui la legge è stata fatta. Bravissimo, lo scopo, la cultura del risultato. La cultura del risultato. Allora, se io ti dico che voglio il certificato di residenza perché trasferisco la residenza da qui a Pinco Palla e tu mi dici, e io ti dico che ho la casa in proprietà, ti dico che ho la gente che dice che ci sto, se ti dico che ho le bollette, eccetera, e tu mi mandi i vigili, e perché una volta non ci sono in casa, in quel giorno lì tu mi neghi la residenza, vuol dire che non hai capito nulla. Cioè, questi sono i piccoli poteri che mi inducono a dire: ma tu vuoi la mazzetta? Perché immediatamente lo spirito del cittadino, del consumatore, dice: ma quanto, dimmi quanto mi costa, si fa prima che di sei mesi in sei mesi riprodurre questa cosa. Ho fatto un esempio. Ma il commercio pare che questa cosa l'abbia patita particolarmente quando c'erano gli uffici commercio dei comuni. Abbia patito le cosiddette richieste corruttive, sì, e concussive. Sì, ma qui ci si... A chi ne sappiamo qualcosa? Sì, continuano. Viva Dio, la pistola. Scusate, ma quando per firmare un contratto anche semplice di telefonia, se dovessi fare, ci sono tre pagine fitte di, sì, roba, è chiaro che poi tu mi dici, lei che ha letto, sottoscritto, che letto? Ma un contratto bancario io lo leggo. Ma stiamo scherzando. Devo stare allo sportello, non me lo dai prima? Devo stare allo sportello e nello sportello ho la fila dietro, gli leggo tutta questa pippa di roba fatta in termini, scritta in corpo 2, no? Illeggibile, comma 1, con riferimenti a, quindi fatti apposta perché io non capisca niente. Però questo... Ecco, allora su questo, se noi si introducesse una cultura diversa nella burocrazia, cioè vai ad obiettivo, vai allo scopo. Bravo. Questo è una cultura del buon senso, possiamo aspettare, dobbiamo intervenire noi con il buon senso. Nel commercio la burocrazia si batte con il buon senso. Per esempio, adesso ti faccio parlare subito, una cosa che è importante per loro, sono, anzi la dico subito, probabilmente loro non lo sanno,
però sono stati inseriti recentemente proprio su un notissimo giornale anglosassone, che non voglio fare pubblicità, dove Corso Mantonè Pescara Vecchia è tra i quattro indicatori più belli in Europa per la cosiddetta, tra virgolette, movida. Ma però questo una cosa lo fatta sappiamo bene, e ci fa un questo onore, fa sì, bene è come la Rambla di Barcellona, insomma. E poi qualche problema da mezzanotte in voi, questo mi fa constatare quanto siamo incapaci di valorizzare i nostri brand che si stanno creando, perché questo è un brand, è una risorsa per l'intero Abruzzo che va sfruttato. E io sui giornali locali leggo di Corso Mantonè solo in funzione dell'ordine pubblico. Non è così che va affrontato. Allora, quello di cui stavo parlando fra noi, siamo 50 imprese, abbiamo un indotto di oltre 12 milioni di euro, noi siamo un'industria. E in questo momento in Abruzzo siamo sostanzialmente una delle prime industrie del turismo. Poi è chiaro che come tale veniamo combattuta sotto certi aspetti, che è anche quello un po' mediatico. Come diceva bene l'amico Franco, giustamente fa una battuta che nella realtà non è così. Noi siamo una industria da fatturato con 400 posti di lavoro, siamo in crescita, ci evolviamo nel tempo, creiamo nuovi eventi. Proprio questa sera a Pescara Vecchia c'è un format che abbiamo creato, sia il giovedì di Bacco, permettetemi la pubblicità. No, va bene, anche questo. Giovedì di Bacco, strutturato con 29 cantine presenti sul territorio di Pescara Vecchia, quindi via Flaiano, Corso Mantonè, via delle Caserme, piazza Garibaldi e piazza Unione. 29 cantine in degustazione con prodotti di eccellenza, quindi con degustazione di prodotti tipici abruzzesi e non solo. Siamo un format che si sta consolidando, sta crescendo e vuole rappresentare l'Abruzzo, vuole inserirsi in quella che è la promozione turistica dell'Abruzzo. Tutto l'appoggio possibile veramente, la valorizzazione dei brand, anche il suo bellissimo di Carlo, se abitasse negli Stati Uniti avrebbe le banche che gli chiamano 10 volte al giorno per aiutarlo, per spingerlo proprio, no? Assolutamente. Io su questo discorso delle banche sono un po'... positivamente intendevo dire, proprio. Perché poi dopo le realtà sono diverse, no? Terca si è trovata come si è trovata proprio perché si è dato credito bypassando Basilea, diciamocelo chiaramente. Certo. A volte chi è causa del suo mal non pianga se stesso, poi dopodiché vabbè, è successo quello che è successo. Però diciamoci una cosa ben chiara, io penso che tutto questo bellissimo intervento deve essere finalizzato a qualcosa anche per i telespettatori, perché abbiano le idee. Un po' pragmatismo viene fuori tutto. Beh, la praticità poi dopo nelle cose, l'essenzialità. Te ne rendo merito. Il commercio sta vivendo una trasformazione. Se noi non siamo attenti, se noi pensiamo di fare commercio come avveniva 10 anni fa, 20 anni fa, la mia famiglia lo fa da 90 anni. Se io dovessi fare quello che faceva mia madre, sono fuori dal mondo, non dal mercato. Bisogna essere attenti ai cambiamenti, ma soprattutto prevenirli. E cavalcarli. Ecco, quello che diceva lui prima, cioè l'innovazione. L'innovazione nel suo settore come nella nostra. Io volevo un attimino precisare quello che diceva prima il presidente della Confcommercio, inerente al fatto che viene a provare la cliente un prodotto e poi l'acquista online. Perché molte volte noi siamo stati schiavi in passato, siamo stati brandizzati, dico io. Il negoziante non usciva fuori dal negozio, non faceva ricerca, cosa che è la cosa più sbagliata possibile. Io sono stato in America, in Florida, come turista, ma non solo, perché poi dopo il lavoro te lo porti dietro ovunque. Quindi portare innovazione anche nel proprio negozio, slegarsi anche da certe realtà, perché è vero che puoi trovare l'articolo online, va bene, però poi dopo è la formazione che hanno i miei ragazzi nella mia attività che fanno sì che quel cliente, oltre quel capo, possiamo farglielo provare in maniera diversa, possiamo abbinare con altre cose che online non trova, glielo valorizziamo quel capo, cioè è un discorso molto complesso. Certo, se noi ci fermiamo a essere porgitori, come avveniva tanti anni fa, a me mi entravano clienti che mi chiedevano la 38 di un capo famoso, diciamo.
Se noi ci fermiamo a quello non abbiamo capito più niente, ne sono tracollate di aziende a Pescara che dell'abbigliamento. Dieci anni fa non avevamo il tablet, cioè oggi è una concezione di filosofia. Quindi è importante diversa. L'argomentazione, il servizio, ecco l'aspetto posso più importante. Posso introdurre un'innovazione di processo che è necessaria, se vogliamo affrontare per esempio i centri commerciali naturali. Chi lega? Cioè finora il centro commerciale naturale era visto come una serie di cose legate da un territorio, punto. Slegate dal mondo. Slegate dal mondo. Probabilmente potremmo concepire le cose in modo diverso, come un itinerario legato a una carta dei servizi, una carta della qualità. Cioè laddove c'è questo itinerario si sviluppa un commercio, che non è solo commercio, può essere anche artigianato, può essere anche un percorso di qualità legato a delle regole che vengono prima di tutto stabilite insieme, secondariamente vengono viste, controllate e soprattutto certificate. Mi permetto di fare l'esempio di quello che abbiamo fatto noi a Pescara Vecchia. Assolutamente. Cioè il brand Pescara Vecchia è nato intorno a delle regole che ci siamo dati, quindi 50 attività hanno deciso di sottoscrivere una carta di intenti presentata al Comune di Pescara, alla Prefettura, alla Questura per condividerle con la pubblica amministrazione, quindi abbiamo trovato anche sponda perché in un momento così l'imprenditore non può chiudersi, giusto. Deve comunicare quello che fa, i propri progetti agli attori principali, sì. Che sono i comuni, le prefetture, le questure, in modo da creare... Posso dissentire su una cosa? Cioè, sì, come d'accordissimo su tutto questo, però il soggetto principale è il consumatore. Sì, allora, se voi fate una bellissima carta della vostra qualità, ve la vedete tra di voi, la guardate col comune, la guardate con la prefettura, sono d'accordo ma non con la lei. Guardate poi a un tavolo, cioè non prevedete un tavolo di conciliazione per tutto l'eventuale contenzioso che ci può essere, avete fatto metà del percorso. Sì, però noi abbiamo fatto tutto l'altra il percorso, metà, è chiaro che... L'altra metà è che questa carta doveva essere anche condivisa con le associazioni dei consumatori. Sì. Questa è una realtà, magari in sede di Camera di Commercio. Ecco, esatto. Però le dico, questi sono processi che si formano nel tempo. Benissimo. È chiaro. Noi siamo nati un paio di mesi fa. Suggeriamo di integrarlo. Assolutamente sì. Cioè, l'interscambio di centri commerciali naturali sono la nota bellissima e dolente. Noi ne abbiamo uno bellissimo e che funziona perfettamente a Teramo, ce ne sono altri in regione, ma veramente bene. E grande difficoltà invece a costituirli negli altri territori, soprattutto quelli a vocazione turistica, per cui è un lavoro grande che va fatto questo. Però una cosa tempo, si può fare, è il tempo che poi ti dà. Allora, quando è un fattore strategico. Esatto. Quando ero a Roma, va bene, e l'ho visto nascere, va bene, il centro naturale, la chiusura al traffico, e il 90% dei commercianti. 99 poi potrei dire era assolutamente contrario. A Firenze adesso sono contrari oggi, se li riapri. La prima notte bianca che ho fatto io 12 anni fa a Roma e non ci credeva nessuno. Oggi è un evento mondiale la notte bianca a Roma. Certo, il tempo che ti dà le sinergie, quello che diceva lui prima. Duro, guarda, proprio è un lavoro delicato perché c'è resistenza al cambiamento, quello che dicevamo prima. Quello che succede anche a Chieti nel momento in cui si attuano i parcheggi di scambio. Però, se arrivano i parcheggi di scambio a Chieti, dovremmo convincere. Però permettetevi, quei pochi rimasti. Permettetemi, io vivo due realtà. Quella di Pescara nel centro chiuso al traffico quella e adesso è questa quella di Porto Allegro, quindi io vivo sia il centro naturale che è stato diciamo un aborto, nel senso che è un vorrei ma non posso, è questa estrema l'abilità che crea nel consumatore, quello diciamo prima, l'incertezza, no? Sì, il fatto apro, chiudo, apro, posso andare, non posso andare. Sì. I primi giorni di apertura le macchine non passavano perché avevano paura di essere contro. Quindi la comunicazione è anche però sbagliata. Il concetto su Pescara è molto particolare. Sì, ecco perché io ho la possibilità di avere un raffronto fra quello che è il centro commerciale, diciamo, al chiuso e quello che effettivamente. E il centro commerciale naturale. A Giulianova abbiamo tentato di istituire un percorso diverso, volevo lanciare una proposta che Confesercenti lancia a tutti, abbiamo istituzionalizzato quelli che sono i tavoli del commercio, ovvero le abbiamo costituite, chiamate consulte del commercio e del turismo, con l'amministrazione comunale,
Ci siamo imposti di confrontarci come associazione di categorie in quei luoghi senza fare attività sindacale, ovvero non andiamo a litigare per la tassazione, lo facciamo già normalmente ed è giusto che sia, ma in quei luoghi discutiamo solo di progetti, di progettualità qualità. E quant'altro. È Bene, noi ci stiamo Bene, allora, a discutere con voi. È bellissimo stare con voi, ma il tempo, come si dice, è anche qui a tiranno. Mi fai dire? Vi invito tutti, guarda, 18 secondi, Franco. Non ne posso dire. Vi invito tutti il 17 di dicembre al Museo delle Genti d'Abruzzo la mattina per questo a casa splendido mia. Commercio convegno Turismo 2050 con i più grandi teorici del turismo, che sono Riccardo Luna, Cagol, Evarc, a parlare veramente di come il turismo può rilanciare questa regione. Ringrazio Gianluca Grimi. Grazie a voi. Ringrazio Antonio Di Carlo. Ringrazio Christian Summa, il mio amico Franco Venni. Non ti sono mai grato abbastanza per la tua facondia. E la mia amica Dulcis in fundo, non solo ma anche conterranea, Marisa Tiberio. Grazie a voi. Grazie a voi e buona serata. Buonasera. Buonasera a tutti.